diciamo così, al risultato elettorale, reazione che normalmente determina questo esito: più è basso il numero dei voti che si prende, più alto il numero delle mozioni che si presentano, perché, come evidente, la divisione della sinistra è uno dei frutti della sua sconfitta e tende ad autoalimentarla. Abbiamo deciso di provare a interrompere questo schema autodistruttivo, mettendo in mezzo tra il congresso vero e proprio, diciamo, nella fase dell'elezione, una fase di analisi, perché una delle idee che abbiamo è che abbiamo perso le elezioni nell'ultima settimana, ma che ci sono dei problemi un po' più di lungo periodo e che quindi proviamo ad affrontare questi nodi un po' più di lungo periodo, provando a capire meglio, per provare a definire un progetto politico di una sinistra di alternativa che sia all'altezza dei tempi. Abbiamo messo già qualcosa in campo. Questa lettera aperta, che non so se avete visto, i compagni e le compagne della sinistra, provando a dire: proviamo a farla in modo democratico e partecipato, questa sinistra. Vedremo, oggi c'è l'assemblea di Alba a Roma, vedremo gli altri soggetti, amici e compagni e compagne, che cosa diranno. Nel frattempo ricominciamo a studiare un po' di cose, e il seminario sul Movimento 5 Stelle è per una ragione molto semplice: quando nel giro di un anno si passa da, diciamo, percentuali piccole al 25%, vuol dire che è successo qualcosa di una connessione tra quella proposta politica e la società italiana, che parla della società italiana e parla della capacità di quella proposta politica di mettersi in sintonia. Cioè, è evidente che è frutto di due elementi entrambi interessanti. E allora abbiamo deciso, senza alcuna vergogna, di provare a fare un seminario di studio sul Movimento 5 Stelle, perché riteniamo che sia un fatto politico rilevante in sé e rilevante per come e quanto parla della società italiana. È il primo di una serie di seminari, ce ne sarà un altro il 4 di maggio sulla crisi economica, il tema dell'Europa, euro e circonvicini, l'Unione Europea, tutta questa partita qui, con Brancaccio, Bellofiore, Porcaro, Mazzetti e altri, e poi proseguirà un altro sulla società italiana, un altro sulle forme della rappresentanza della crisi e avanti di questo passo. Cioè, tentativo di rimettere un po' in discussione i fondamentali. Io non prendo più tempo, sapete che abbiamo 6 relazioni, quindi non tutti i relatori si possono fermare tutta la giornata, e quindi immediatamente io do la parola a Bioccio. Ovviamente ringraziamo tutti i nostri gentili relatori e relatrici per la disponibilità che ci hanno dato. Do subito la parola a Roberto Bioccio per la prima delle introduzioni e poi proseguiremo con gli altri. Ripeto, non tutti si potranno fermare tutto il giorno, con chi si fermerà di più avrà qualche modo di interloquire. Io la formula che utilizzerei è questa: relazioni di 20-25 minuti, insomma, adesso senza l'occasione del relatore, in fila, perché se ci mettiamo ad aprire la discussione solo in una, non finiamo più. In più, io penso, abbiamo cercato che le relazioni non siano 6 relazioni di commento politico sul fenomeno, ma 6 relazioni che cercano di dare uno spaccato e un'analisi anche di aspetti diversi di questo fenomeno, e quindi l'ascoltarle tutte dovrebbe essere utile al fine di poter avere un quadro più dettagliato. Come al solito, lo streaming è saltato, è l'ennesima figura di merda, diciamo, per usare un eufemismo, in questo mondo della comunicazione, dello spettacolo, diciamo, parla di capacità. Ci saranno i video della cosa che metteremo in circolazione, diciamo, qui già capiamo del perché dobbiamo studiare 5 Stelle, diciamo. Almeno loro decidono quando c'è lo streaming e quando non c'è lo streaming. Sovente non c'è, come è noto, ma qui sarebbe stato che ci fosse. Quindi le cose saranno registrate, e questo è la parola di Bioccio.